Domani alle 18.30 gara di ritorno per la semifinale playoff per la Futsal San Giovannese contro il Torre Savio Cesena in Romagna, da difendere il minimo vantaggio ottenuto nel 3-2 del match di andata in caso di parità di differenza reti, supplementari e poi rigori. L'importante era fare il risultato, il peccato e il rammarico che è perché è finita solo 3-2, per quello che avevamo dimostrato e costruito ci poteva stare anche uno scarto un pochino maggiore, però tanto io ai ragazzi gliel'avevo già detto in settimana, al di là del risultato che avessimo fatto in casa a Cesena si sarebbe andati per vincere comunque, perché tanto noi non siamo e non abbiamo nel DNA di andare lì e stare a contenere quello che possono fare loro, no? Bisogna giocare, attaccare e dire la nostra. È una squadra che è priva comunque di una, sarà priva di una pedina importante, insomma, dopo l'espulsione di Sabato. Sì, hanno una pedina importante in meno, però le qualità della squadra è comunque forte nonostante questa assenza. È chiaro che ho visto delle cose positive e delle cose negative in loro. Andremo lassù preparati, ci prepareremo questa settimana, rimetteremo i coach come si è fatto le settimane scorse con i nostri infortunati e andremo lassù e diremo la nostra, cercando di arrivare a una finale storica che secondo me, per quello che abbiamo dimostrato tutto l'anno e in questa partita di sabato, ce la meritiamo.